Con 19 voti a favore e 5 contrari è stato votato al maschio angioino il consuntivo del bilancio 2019 del Comune di Napoli. Nonostante i 2,7 milioni di euro di debiti, il documento economico-finanziario è stato votato da gran parte della Assise, un passaggio fondamentale per il sindaco De Magistris, che così potrà chiudere naturalmente la consiliatura senza dover ammainare bandiera per la mancanza della maggioranza. A sostenere il sindaco, stranamente, anche alcuni consiglieri ieri dell'opposizione, un bilancio per molti negativo, ma che ha soddisfatto gli assessori alla scuola e al welfare Anna Maria Palmieri e Monica Buonanno. Noi stiamo facendo degli sforzi immensi per poter garantire alla città tutto quello di cui ha bisogno, indipendentemente dal Covid, ma naturalmente in maniera particolare in questo momento post-Covid. È chiaro che pretendiamo sempre molto di più da noi stessi e quindi quando ci sarà il previsionale contiamo di aumentare ulteriormente gli investimenti. In questo momento un grosso investimento va fatto sulla riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza e per questo ci siamo alleati tra diversi servizi, diversi assessorati per garantire alle scuole il massimo supporto possibile. Quindi io non posso che essere contenta del clima che c'è tra di noi e naturalmente quel che riusciremo a fare e a dare anche lavorando ad agosto, anche lavorando nei weekend è far sentire i cittadini sicuri del fatto che l'amministrazione è al loro fianco in un momento così difficile. Ed è per questo che era molto importante questo consiglio oggi, per questo segnale in particolare. Non avremmo mai portato in consiglio un bilancio che non tenesse dentro innanzitutto i bisogni delle persone. Per quel che riguarda le deleghe a me assegnate, è un bilancio che prevede impegni importanti a favore delle fasce più disagiate, delle fasce più marginali e che soprattutto tiene in considerazione le numerose, molteplici richieste che sono pervenute nei mesi in cui ho avuto la delega e nei mesi complicati, inaspettati e imprevisti del Covid. Il Covid ci ha detto delle cose, che dobbiamo insistere come enti pubblici a erogare servizi pubblici e servizi utili alla collettività. Questo bilancio li tiene tutti dentro.